chiesto di intervenire su questo tema, tema che è, diciamo, piuttosto usurato, bisogna dire. Ecco, cioè, ci sono diversi lavori, ma incentrati principalmente sulla divulgazione della matematica, che riguardano appunto le superfici minime, le bolle di sapone. E argomenti connessi, insomma, ecco, in particolare, diciamo, per i rapporti tra matematica e arte in materia appunto di bolle di sapone e di superfici minime, segnalo i diversi interventi di Michele Ebner, ecco, che ha scritto dei libri, insomma, anche pubblicati da editori conosciuti internazionalmente. Ecco, io cercherò invece di seguire un percorso un poco, diciamo, un poco più disciplinare, perché la mia idea è che, insomma, la matematica rimane un po' una scienza deduttiva, quindi ben vengono, diciamo, le sperimentazioni, prendere spunto da situazioni concrete, eccetera. Però poi c'è tutta un'elaborazione un'elaborazione, diciamo, intellettuale, appunto, che ci fa vedere non solo con gli occhi, diciamo, fisici, ma anche con gli occhi della mente attraverso un processo di deduzione. Ecco, questo processo non si deve interrompere, deve essere un poco, in qualche modo, comunicato, anche seppure a livello più, diciamo, elementare, anche nella scuola. E questo un po' differenzia, secondo me, la divulgazione dall'insegnamento, ecco, che appunto non ha scopi solo di comunicazione, ma ha scopo anche di creare una coscienza critica. Bene, poi pongo termine a questo pistolotto e vengo all'argomento. Quindi presenta ora, vediamo se ci riesco. Presenta ora il tuo schermo intero. Vado qui, condividi. Sì, e ora che devo fare? Ecco, metto questo. Vedete? Sì. Ecco. Allora, l'argomento è superfici di area minima. Superfici di area minima sono collegati a problemi, diciamo, nello stesso tempo piuttosto intuitivi e anche di difficile definizione, diciamo. E appunto vi dicevo, gli aspetti che possono essere comunicati anche in una scuola elementare, addirittura, che fanno, diciamo, riflettere su superficie, volume, area, seppure in modo puramente intuitivo, riguardano sia le bolle di sapone, cioè i volumi che a parità, gli enti che a parità di volume hanno una superficie minima di coinvolgimento, diciamo così, sia, diciamo, le lamine saponate. Anche questi sono esperimenti che si possono realizzare, insomma, abbastanza facilmente. E qui il problema è un po' diverso, ma insomma, poi due problemi si vedrà e si capisce che sono connessi. Cioè, qui abbiamo delle curve, che vengono collegate attraverso una lamina di sapone. Questa lamina ha la configurazione di una superficie minima. In questo caso è la prima superficie minima poi che verrà calcolata, individuata, diciamo, quella che è il catenoide, che sarà appunto matematizzato, diciamo, da Eulero nel 1744. Ecco, allora dicevo, varie addentellate che si possono vedere appunto anche nelle scuole, nei primi anni dell'insegnamento, con l'arte, appunto con l'architettura, insomma. Ecco, e questo voglio dire, per questo io invierei anche ai diversi interventi di Michele Emmer, che insomma ha approfondito molto e divulgato anche molto questo tipo di
di legame tra matematica, arte, matematica, architettura, matematica, cinema, con particolare riferimento alle superfici di area minima. Ecco, veniamo invece un po' a quello che è il mio compito, quello che mi sono assunto. E adesso ne parlo in questo contesto perché, diciamo, mi offre lo spunto di discutere, ecco, tre momenti importanti della vita matematica del passato che sono messi in rilievo per esempio, dal decreto ministeriale del 2010 che riguarda i percorsi liceali. Dice che bisogna, insomma, studiare i principali momenti della formazione del pensiero matematico, la matematica e l'individuo, la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, e la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e conduce alla formazione della matematica moderna. Ecco, l'argomento che ho scelto si presta abbastanza bene a discutere la questione in questi tre differenti contesti e cercherò un po' brevemente di farlo. Allora, intanto, diciamo, la questione dell'area e della misura del caso, diciamo, piano e del volume, nel caso, diciamo, delle tre dimensioni, è la differenza tra misura del contorno e misura dell'area di una figura, non sono cose banali. Ecco, gli antichi geometri, per esempio, credo che Erodoto dicesse che un errore comune a molti geografi, dei primi geografi, era quello di valutare le dimensioni, cioè l'area di un'isola, facendo circumnavigare quest'isola, quindi misurando il perimetro di quest'isola. Ecco, ora questo ovviamente non è vero, e basta per esempio prendere due esempi. Questa è l'isola di Santorini, vedete, che ha un percorso molto più lungo come perimetro e non ha una grande area, e questa invece è l'isola di Salina. L'isola di Salina, che è un'isola vicino alla Sicilia, il Gattopardo vi dirà qualche cosa, che vedete ha un'estensione, pure una piccola isola, diciamo, molto più grande rispetto a di Santorini rispetto al suo perimetro, cioè il rapporto area e perimetro è maggiore. Beh, guardare queste due isole, diciamo, già ci fa capire una cosa che è un fatto matematico piuttosto importante, e che anzi direi che è fondamentale in questo ordine di idee. Ecco, questa figura, vedete, è una figura convessa, cioè se prendete due punti, il segmento che li unisce è tutto quanto contenuto, diciamo, nell'isola, diciamo. Ecco. E a differenza di Santorini, ecco, vedete, non era convessa. Allora, fatto questa breve riflessione, andiamo avanti con la matematizzazione del problema. Allora, lo studio di perimetri e di aree, e di volumi e di superfici, di solidi, si trova già sistematizzato negli elementi di Euclide. Questa è la prima edizione degli elementi di Euclide a stampa del 1482, ecco, una delle prime opere scientifiche a essere stato stampato. Credo che sia stato preceduto solo da un'edizione della Sfera del Sacro Bosco. Sono proprio gli elementi di Euclide che hanno costituito un punto di riferimento dell'insegnamento della matematica da quando sono stati composti, ecco, dal III secolo a.C. ad Alessandria. Ecco, degli elementi ci sono per lo studio della geometria piana e della geometria solida, la geometria solida è molto meno sviluppata, molto meno organica come presentazione rispetto alla geometria piana, e essa si comincia ad avere esse stesse delle lacune, perché per i solidi che non sono dei poliedri non viene calcolata, diciamo, a volte sicuramente per la sfera né il volume né
l'area della superficie. Per quanto riguarda cono, cilindro, eccetera, che si basano su un cerchio, diciamo, e del cerchio viene detto che l'area è proporzionale al quadrato del raggio, ma questa proporzionalità non viene calcolata. Ecco, Euclide si muove, diciamo, in una direzione diversa negli ultimi libri della sua opera, che è quella, diciamo, di estendere, ecco, in qualche modo le considerazioni sui poligoni regolari nello spazio ai poliedri regolari, cosiddetti poliedri platonici, ecco, o pitagorici, ecco, che sono stati, diciamo, già individuati dalla scuola pitagorica. Queste figure, vedete, hanno un contorno che è fatto di poligoni piani, quindi insomma, non c'è sfera, non c'è nessun cerchio ancora che interviene nelle misure, né un cerchio né una superficie, diciamo, diversa da una superficie piana. Ecco, il passo successivo nella conoscenza, di questo tipo di conoscenza, è fatto, come sapete, da Archimede. Archimede, appunto, dà una valutazione approssimata, ma dice come si può approssimare ancora di più, diciamo, del rapporto di proporzionalità tra l'area di un cerchio e il quadrato del raggio, diventando la famosa espressione 22 settimi, sarebbe il nostro 3,14. Ma Archimede fa un passo in più, cioè, prima di fare addirittura questa valutazione, nell'opera intitolata Della sfera del della misura del cerchio, dimostra, con il metodo cosiddetto di esaustione, che l'area di un cerchio è uguale all'area di un triangolo che ha come base la circonferenza e come altezza il raggio. Ecco. Questo risultato serve ad Archimede per trovare la misura della prima superficie, della prima curva, diciamo, non rettilinea, non fatta dall'unione di segmenti, che è la circonferenza, che appunto da questa uguaglianza viene fuori la misura della circonferenza 2π/r. Ma Archimede, diciamo, si è occupato in quella che è considerata la sua opera maggiore, e lo è, probabilmente, diciamo, anche dal punto di vista della complessità, della misura della sfera e della superficie sferica, con i famosi risultati che l'area, il volume di una sfera è 2/3 del volume del cilindro circoscritto e che la superficie sferica è 4 volte il cerchio massimo, il famoso 4π/r². Ecco, questo, diciamo, a questo punto, diciamo, insomma, siccome può cominciare a parlare di superfici minime, perché capite? Fino a questo momento, diciamo, c'erano da paragonare tra di loro delle aree di poligoni e delle aree di questi solidi regolari, cosa che viene fatta anche da Euclide, diciamo, ma non si va oltre, diciamo, questa classe di oggetti, quindi, diciamo, neanche si sfiora quello che è la figura che poi realizza effettivamente il problema di minimo. Tra tutte le superiori le curve di assegnato misura, quella che raccoglie, quella che contiene un'area maggiore, che è proprio il cerchio. Ecco, chi si occupa per primo di questa questione, ma purtroppo non abbiamo la sua opera come di diversi altri matematici del periodo greco. D'Alembert ebbe a dire giustamente: se avessimo dell'antichità più vita e opere degli scienziati e meno busti di imperatori, sapremmo di più di quello che sia stato veramente il mondo antico. E allora Zenodoro scrive un'opera sulla misura, sulle
sulle figure isoperimmetriche che hanno lo stesso periodo confrontando nelle aree. Quest'opera è perduta, però viene in qualche modo commentata, i suoi risultati se ne sono stati trasmessi da commenti di opere successive, e in particolare dal quinto libro delle collezioni matematiche di Pappo, che è del quinto secolo dopo Cristo, quindi molto più tardi, ma che raccoglie molte contributi dei matematici anche precedenti. Ecco, volevo ricordare, a proposito visto che siamo per Salerno, un omaggio, diciamo, alla mia Campania, io sono campano di origine, osservando che di Zenodoro abbiamo però delle altre opere che sono state raccolte nei famosi rotoli, dei famosi papiri della famosa villa di Ercolano, e che sono ancora in corso di decifrazione. Quindi ci aspettiamo di sapere di più dalle opere di Zenodoro. Ecco, allora in Pappo, e sicuramente in Zenodoro, diciamo, perché lo dice espressamente Pappo, si trovano le queste osservazioni, che diciamo, se si confrontano le aree dei poligoni regolari, quindi in questo caso triangolo, quadrato, esagono, e si vede che al crescere del numero dei lati, l'area aumenta, diciamo, tra i poligoni iscritti, che tutti i poligoni regolari, Euclide aveva fatto vedere, si possono iscrivere e circoscrivere a un cerchio. Quindi si ha l'impressione che, diciamo, crescendo, che il rapporto tra appunto area e perimetro cresca, diciamo, quando si aumentano il numero dei lati dei poligoni che si considerano. Qui ci sono un po' di calcoli che, se uno vuole, può vedere di quanto cresce, diciamo, questo rapporto. E questi sono argomenti che si possono trattare anche a livello di scuola media, sia pure partendo dalla geometria intuitiva. Ecco, ritornando a Zenodoro, appunto, volendo fare un discorso anche su aspetti interdisciplinari, il primo che poi mi viene in mente è questo legame con la letteratura. È uno forse più famoso dei poeti della letteratura latina, è Virgilio. Virgilio, appunto, nel primo libro dell'Eneide parla della fondazione di Cartagine, e dice, questa è una cosa che spesso si sente ricordare, che appunto gli viene dato il permesso alla regina di Dore di occupare sulla costa dell'Africa una parte di suolo tanto grande quanto poteva essere ricoperta dal mantello, dal manto di una mucca, di un toro. Lei fa questo accorgimento, cioè prende questa pelle di toro, la taglia minutamente e riesce a circondare, tagliandola a fili molto piccoli, un perimetro molto grande, appunto a forma di cerchio. E questa è la fondazione di Cartagine, come sapete, è una città che poi ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del Mediterraneo antico, in Valle di Roma, e che è costruita vicino a quell'attuale in Tunisia, vicino all'attuale Tunisi. E volevo però fare osservare una cosa, insomma, noi appunto a sud di Roma ci teniamo molto a Giambattista Vico, e anche io ci tengo in particolare. Ora, una delle cose che sostiene Vico è che il mondo della fantasia viene prima, diciamo, del mondo della razionalità. Ora, in tutti i casi che io ho visto, è vero il contrario, cioè, diciamo, elementi di razionalità rivolti, diciamo, a risolvere anche problemi concreti, diciamo, viene prima, diciamo, di ogni elaborazione culturale anche di tipo poetico.
E ho voluto fare l'esempio di Zenodoro, che precede di 2 secoli, Virgilio, proprio per supportare questo argomento. Ma in casi simili si vede che, per esempio, nella letteratura russa viene prima, diciamo, Eulero, che è stato diversi anni a San Pietroburgo, ha creato una scuola matematica, e poi la grande letteratura russa, Dostoevskij, Gogol, Tolstoi, eccetera. Ma la smetto qua. Andiamo avanti. Appunto, vi dicevo, la sistemazione poi dei lavori di Zenodoro si ha nel quinto libro della collezione matematiche di Baco, no? Molto importante, che è stata tradotta in latino da Commandino nel 500, e poi dopo è stata la base degli studi di tutti i matematici successivi, cominciare da Galileo e da Descartes stesso. Ecco, partono da diversi libri, appunto, delle collezioni matematiche. Il libro quinto è dedicato alle figure isoperimetriche. Si dimostra che tra i poligoni regolari a parità di perimetro, quella che ha l'area più grande è quello che ha maggior numero di lati, è quello che dicevo. Tra tutti i triangoli di assegnato perimetro, con la stessa base, quella che ha area maggiore è quello equilatero, quindi si passa da figure, diciamo, poligonali qualunque a figure, diciamo, ai poligoni regolari con lo stesso numero di lati. E poi tra questi ha area maggiore quello che, a parità di perimetro, quello che ha lati maggiori. Tra i poligoni, quelli con area maggiore sono le figure convesse, quindi, in particolare i poligoni regolari. Ecco, queste sono i 3 punti. Poi, andando avanti in questa direzione, Pappo conclude: vabbè, insomma, se aumentando il numero dei lati tra i poligoni regolari, quello che ha area più grande è quello che ha un maggior numero dei lati, aumentiamo, diciamo, al limite, che cosa succederà? Succederà che il cerchio è la figura isoperimetrica, cioè che a parità di misura del bordo, in questo caso la circonferenza, quello che raccoglie, quello che racchiude l'area maggiore. Ecco, questo è naturalmente dei problemi che poi si sono posti successivamente, ma dico, è proprio vero che c'è una figura di area minima, eh? Questo è di area massima tra quelle, oppure di area minima, diciamo, pigliando il problema duale, e questi problemi non se li pongono, perché la matematica greca è fatta di oggetti, e questi oggetti sono, appunto, in questo caso, i poligoni che cerchi. Ecco, la questione poi viene ripresa in modo più generale, come dicevo, proprio a partire da Pappo. Ci sono tutta una serie di studi che riguardano l'estensione, diciamo, dei risultati che si conoscevano sui volumi della matematica antica. Allora, vi ho parlato della sfera, in realtà Archimede trova anche qualche altro volume, un pezzo di paraboloide, un pezzo di ellissoide, eccetera. Ma insomma, sono, diciamo, figure circoscritte, ben individuate. Il problema è, insomma, possiamo cercare di avere diciamo, una teoria della misura che sia un po' più generale. E il problema viene visto per la prima volta, affrontato in modo, diciamo, un po' nuovo, da Keplero nella, appunto, Nova Stereometria d'Orionum Villanionum. Cioè, si tratta di vedere quali sono i botti, diciamo, che riescono a contenere, a parità di legno impiegato, la maggiore quantità di vino. Ecco. E la questione, insomma, che un po' lega il nome di Keplero a questa questione di massimi e minimi, è un'osservazione che lui trasferisce dall'astronomia alla geometria. Vedete, l'astronomia era parte di un'altra disciplina matematica, e lo è stata fino alla metà dell'Ottocento, però erano discipline diverse. E Keplero aveva osservato, da buon astronomo, che i cambiamenti, le mutazioni, diciamo, per esempio, della durata del giorno illuminato, diciamo, o della notte, variano più
lentamente vicino al perielio e all'afelio, e cioè quando la Terra è più vicino, più lontana dal Sole. Questo potete osservare anche voi, cioè i giorni si accorciano, si allungano, diciamo, più meno rapidamente vicino a metà di giugno, oppure a metà, adesso a dicembre. Ecco. Invece corrono di più le mutazioni avvengono più rapidamente, per esempio a marzo, oppure a settembre, della durata dell'esposizione al sole. Ecco, trasferendo questo discorso, diciamo, alla geometria, lui dice questo, e beh, insomma, se vogliamo vedere delle superfici di massimo e di minimo, dobbiamo cercare, facendo variare un po' la superficie, diciamo, quelle che facendo con queste modificazioni, diciamo, il volume rimane sostanzialmente lo stesso. Nello stesso, pochi anni dopo, diciamo, anche Galileo si muove, diciamo, su questo argomento e osserva, questo riprende un'osservazione antica, negli discorsi di dimostrazione matematica, quelli che non hanno nozioni di geometria, se devono determinare, come spesso accade, la grandezza di diverse città, intera cognizione gli par d'averne ogni volta che sanno la misura dei loro recinti, cioè il problema che vi dicevo delle isole, ignorando che può essere un recinto uguale a un altro, ma la piazza contenuta da questa assai maggiore della piazza contenuta da quello. Quindi lui si occupa di questioni, è anche un architetto, uno studioso di arti militari, di fortificazioni, Galileo. Appunto, guardando le mura di una città, non possiamo dire quanto grande è questa città. È un'osservazione che come già abbiamo visto un po' dall'inizio. Ecco, Galileo è stato innovatore in diversi campi, chi diciamo ha seguito un poco di più le orme del maestro, diciamo, per quello che riguarda la misura delle figure, è stato Cavalieri, che ha, diciamo, dedicato un volume pregevole, da cui poi sono partiti tutti gli altri studi, diciamo, dedicati proprio al metodo degli indivisibili per trovare i volumi dei soli. Ecco, tutto cambia, diciamo, quando viene inventato, diciamo, il calcolo differenziale. Perché il calcolo differenziale, come voi sapete, e qui ci spostiamo, diciamo, ecco qui. Insomma, mi permetto di spezzare una lancia, ma forse non ce n'è più bisogno. Insomma, qui bisogna smetterla, diciamo, che si insegnano, non so, magari la trigonometria sferica, le cose più meccaniche di questo mondo, e si dice che il calcolo differenziale non si deve insegnare nelle scuole. Insomma, ecco, a livello di seconda parte di una scuola superiore già si insegna, a partire dai programmi del liceo scientifico di Gentiliana memoria, il calcolo differenziale, e si insegna anche negli istituti tecnici. Io direi che è un argomento che va insegnato un po' con tutte quante, diciamo, le scuole superiori. È come dire che non si vuole insegnare la meccanica newtoniana, diciamo, le leggi del moto, perché diciamo, anche queste poi si leggono meglio con una formulazione di tipo differenziale. Ecco, quindi l'origine del metodo del calcolo differenziale c'è, cioè proprio il nuovo metodo di Leibniz, che riguarda proprio massimi e minimi, quindi è congegnato a questo tipo di problemi. Il primo però, che appunto competitore di Leibniz, cioè qui non possiamo entrare sulla famosa disputa sull'invenzione del calcolo, che affronta un problema di minimo nuovo, è proprio Newton, che nei principi, studiando il solido di cosiddetta minore resistenza, lui si occupa nella tolda di una nave, di vedere qual è, diciamo, quella che impedisce meno la navigazione, quindi tra tutte le figure di rotazione, quella che incontra meno resistenza, diciamo, nel suo percorso, per esempio nell'acqua. E qui c'è tutta una disputa, perché Newton in un primo momento sbaglia, fa un errore in un termine, eccetera, che viene ripreso dai Bernoulli, e Bernoulli è la figura che
in qualche modo ci conduce alla teoria moderna, diciamo, dei massimi e minimi, intesi in generale, quindi non solo massimi e minimi di funzioni di una o due variabili, come era stato per Leibniz, ma massimi e minimi tra classi di curve. Ed è Giovanni Bernoulli che, insieme ad altri, si occupa del problema della brachistorona, cioè tra due punti, lasciando cadere una pallina, eccetera, soggetta solo all'azione di gravità, qual è la curva che rende più rapido il percorso? È il problema della brachistorona. Cioè non è il segmento rettilineo, come l'intuizione vorrebbe far pensare, ma è un arco di cicloni. Ecco, ma Giovanni Bernoulli non è stato solo uno che ha risolto questo problema, qui si sono un po' accapigliati, lo stesso Newton, Leibniz, eccetera, e che è un po' all'origine del calcolo delle variazioni. Il calcolo delle variazioni è quella disciplina che a partire da Lagrange, diciamo, ha raccolto questo tipo di problemi, che è ancora una disciplina fiorente, diciamo, nel campo degli studi della matematica. Cioè, Giovanni Bernoulli è qualcosa di più, ha, diciamo, stato il primo a dedicare un'opera sistematica, allora questo è lo studio dei problemi di massimi e minimi riguardanti le curve. Ma chi ha trovato, diciamo, il bandolo della matassa per appunto ridurre, diciamo, questo tipo di problemi, dargli un metodo generale, è stato l'allievo di Giovanni Bernoulli, che è Leonardo Novero, nel famoso metodo sui invenienti lineas curvas, maximi minivibre proprietate di Leonardo, pubblicato a Losanna nel 1744. Qui sono ricavate quelle che, diciamo, in studio a matematica ha visto sicuramente nei suoi corsi superiori, che sono le equazioni di Eulero, perché risolvono il problema di minimo. Solo che Eulero, però, per ricavare queste equazioni si serviva di uno strumento con approssimazioni poligonali, che non può essere esteso dalle curve alle superfici. Chi trovò? Beh, però questo già gli servì per poter studiare e individuare, come vi avevo anticipato all'inizio, la prima superficie di area minima, che è appunto il catenoide. Si fa ruotare, diciamo, una superficie, una curva, che è la. E attraverso appunto la curva che descrive la catena coseno iperbolico di qualche cosa, e questa ruota ruotando descrive una superficie che ha come bordi due cerchi, superficie di rotazione, e che appunto ha area minima, nel senso che risolve l'equazione di Euler. Quindi Euler scrive l'equazione in una variabile, perché per queste superfici qui basta lavorare sulla curva che genera la superficie, e trova la prima superficie di area minima. Ecco, il passo decisivo lo fa Lagrange, che dà anche il nome, diciamo, alla disciplina che si occupa di questi problemi, che studia invece in generale le superfici di area minima. E qui, diciamo, andiamo un po' più avanti rispetto a quello che si può comunicare, diciamo, a uno studente anche del liceo. Ma i professori di matematica dovrebbero sapere di più, infatti fanno degli studi, diciamo, più avanzati di quello che sanno e imparano i loro studenti, senza tener conto che dagli studenti ce ne possono essere qualcuno particolarmente brillante. Quindi io ricordo a volte che Fermi faceva il liceo classico, non studiava quindi il calcolo differenziale nei programmi del liceo classico, però comprò da un rigattiere, diciamo, un'opera di un gesuita che aveva scritto un bel trattato di calcolo differenziale, che si chiamava Andrea Graffa, scritto tra l'altro in latino, se lo studiò per conto suo e imparò il calcolo differenziale, il calcolo integrale, già quando era studente
di liceo. Quindi non è vietato, diciamo, che tra gli studenti ci sia qualcuno che possa affrontare anche questo tipo di argomento. Fermo restando che il compito dei docenti, dei professori, è quello di portare tutti, possibilmente tutti, a un livello adeguato di conoscenze, non è compito dello studente quello di impedire che qualcuno vada oltre. Ecco, e Lagrange appunto trova la superficie di area minima appunto tra le curve, tra le superfici diciamo parametriche, non parametriche che diremmo noi adesso, cioè le superfici che sono descritte dal grafico di una funzione e trova questa famosa equazione, che è diciamo, l'equazione dell'area minima. Quindi, è un'equazione alle derivate parziali che può essere scritta, che è un'equazione non facile, vedete, non è stato diciamo, facile risolverla dall'inizio. E intanto lui dice, vabbè, c'è questa equazione, però a cui manca uno zero. La prima linea è uguale a che cosa? Uguale a zero. Sotto c'è lo zero. Anche qui questa notazione è quella con cui quella dell'ultima riga è quella che si chiama notazione di Monge, che in genere viene scritta in questo modo l'equazione dell'area minima. Ecco, chi andò più a fondo, diciamo, sul significato di area minima nel caso di grafici è stato un allievo di Monge che si chiamava Menier. Ecco, Menier ha fatto due o tre studi importanti, uno anche di chimica, quando era studente o poco più che è uscito dall'École de Maizière, era stato allievo di Monge all'École de Maizière, e poi dopo ha fatto carriera militare, come quelli che appunto seguivano gli studi nelle scuole militari, andavano poi scuole di artiglieria e di genio, andavano a fare gli ufficiali. E lui è stato un ufficiale importante della Repubblica Francese durante quando ci furono le coalizioni per cercare di schiacciare la rivoluzione in Francia, e morì in una di queste azioni a Magonza, a Mainz. Ecco, ma appunto Venier appunto riprende diciamo, la soluzione di Eulero del problema dell'area minima per superfici di rivoluzione, prende in esame l'equazione di Lagrange e trova la seconda diciamo, delle superfici di area minima che sono note, la famosa elicoide, vedete, logaritmo cos'è x, cos'è y. Questa elicoide che insomma è una figura anche qui. E si riescono a fare dei modelli con le lamine saponate, eccetera. Ma come diceva la professoressa Borgato, l'opera di Le Verrier non è un'opera isolata. Lui è un allievo di Monge, quindi insomma, Monge sviluppa molto lo studio, diciamo, delle equazioni differenziali in relazione alle proprietà geometriche delle superfici. Ecco, quindi Menier si accorge del significato geometrico dell'equazione cosiddetta di Eulero-Lagrange. Se in un punto una superficie soddisfa questa equazione, allora in quel punto la curvatura media della superficie è uguale a zero. Quindi le superfici minime sono quelle superfici che hanno la curvatura media uguale a zero, ovunque. Le superfici che risolvono il problema dell'area minima sono superfici minime. Ecco, sempre proseguendo, diciamo, la strada di voler cercare altri esempi di superfici minime, che come vedete non sono banalissimi nella loro descrizione matematica, troviamo il nome di Hermann Scherk, che è un matematico tedesco, che appunto trova un'altra superficie, anzi un modello per costruire diversi tipi di superfici dello stesso tipo, che si chiamano proprio superfici di Scherk, che hanno questo tipo di rappresentazione. Ecco, lui appunto scrive in un'opera in tedesco, superfici minime, questo Bemerkungen, eccetera, e in cui appunto generalizza, riesce a trovare non una sola, ma una classe di superfici.
superfici di cerchio, come anche le altre superfici minime, sono poi prese come oggetti studiati anche da artisti. In questo caso c'è questo artista americano che appunto ha creato dei modelli. Apprezzati nel campo della storia dell'arte, proprio ricavati dalle superfici di cerchio. Ecco, il nome che viene dopo, diciamo, e questo, diciamo, questa parte qui, appunto, riguarda la cultura dei professori di matematica, non direttamente, diciamo, gli studenti, anche se, insomma, qualche studente si può interessare, diciamo, non è vietato, come appunto. Non è vietato leggere le opere di un filosofo che non fa parte dei programmi, e viene il nome di Plateau, che è legato a questo tipo di problemi dell'area minima. E Plateau era un chimico, un biochimico, che appunto studiava appunto al microscopio delle figure di questo tipo e che perse poi la vista proprio in questo tipo di studi. E quindi è molto curioso che uno semicieco, diciamo, sia poi arrivato a studiare queste superfici di area minima, appunto, e darne una classe molto generale con una serie di proprietà. Appunto, la matematica vede con gli occhi della mente, come abbiamo detto all'inizio. Poi la teoria, diciamo, ha degli sviluppi ampi, moltissimi, diciamo, da Plateau in poi diventa uno degli argomenti, diciamo, di matematica, diremmo, superiore, che viene appunto coltivata da diversi studiosi in diversi ambiti, e a questo punto, diciamo, l'analisi critica viene rivolta essenzialmente e prioritariamente a cercare di andare a vedere in quali classi, tra quali tipi di superfici si sceglie quella che racchiude, diciamo, come misura minore un certo ambito, oppure viceversa, appunto, data appunto trovare delle superfici minime, cioè, mettendo delle lamine, mettendo dei dati al bordo, diciamo. Assegnando un bordo a queste superfici. Ecco, qui insomma, si inserisce, diciamo, un campo di grande evoluzione nel campo dell'analisi matematica, appunto, attraverso appunto, successive definizioni di area, successive definizioni di misure del bordo, di area delle superfici, dei volumi, aree, volumi, eccetera, e che portano i vari nomi, il nome di Peano, il nome di Lebesgue. Ecco, Lebesgue dà una definizione che ancora adesso è un riferimento per l'area, porta, diciamo, che ha una proprietà importante che poi diventa fondamentale nello studio dei problemi di minimo. Cioè, la definizione di area di Lebesgue è un'espressione che è semicontinua, diciamo, rispetto a certi tipi di convergenza. Ecco. È più difficile la situazione che riguarda il perimetro, e tanto è vero che rimane un po' nel vago e se ne occupa appunto in modo abbastanza approfondito Renato Cacioppoli, matematico che voi ben conoscete, a proposito di un problema un po' diverso, quello che si chiamano le formule di Green della matematica. Lui cerca di generalizzare questo tipo di formule che sono importanti nella fisica matematica, tutti i rami della fisica matematica. Ecco, e Cacioppoli va un po' avanti in questa direzione, però il passo decisivo è stato fatto da De Giorgi. Ecco, sapete, forse il matematico più importante che l'Italia ha avuto in questo secondo dopoguerra. Ecco, e forse anche, insomma, in tutto il Novecento. Ecco, ha risolto appunto problemi lasciati lì proposti e matematici da Hilbert, e ha dato una definizione della misura del perimetro
che appunto prende ad essere il suo nome. Anzi, diciamo, in omaggio, diciamo, a quello che l'aveva introdotto a questo tipo di studi, vengono chiamati insieme di Cacioppoli, anzi, che se lo studio principale è stato quello di De Giorgi. E racconta Vesentini, che è stato collega di De Giorgi a Pisa, il nostro anche professore, Ennio si occupava allora del problema della nave, una questione di calcolo delle variazioni molto astratte, che non ha certo procurato i nuovi contratti con la Fincantieri, ma che ha portato contributi assai più duraturi per la scienza e per la fama di De Giorgi, alla teoria delle cosiddette misure k-dimensionali. Alla fine del seminario, Cacioppoli chiese la parola, dice Cacioppoli, chiese la parola al giovanissimo Ennio De Giorgi, che interloquì con il suo eloquio abituale, le frasi ripetute più volte sui tic. Cacioppoli poteva sapere essere molto tagliente, in modo che talora sembrava addirittura sfuggire al suo controllo. Ciò non accadde quella volta. Prima di toccare l'aspetto matematico dell'osservazione di De Giorgi, Cacioppoli citò una frase di André Gide: non c'è nulla di più barbaro di uno spirito puro. Poi, rivolto a Ennio, aggiunse: mi sembra che lei sia un'eccezione. Bene, io a questo punto vorrei concludere. Direi che, diciamo, abbiamo visto come questo argomento si lega, più che visto, abbiamo richiamato elementi che legano appunto all'arte, alle scienze naturali, anche alla chimica, diciamo, come, qual è la composizione di quest'acqua saponata migliore per poter avere delle superfici piuttosto grandi, la letteratura stessa, ecco, e i rapporti con la filosofia, appunto, matematici come Leibniz e Newton non sono solo matematici, sono anche dei filosofi. Quindi, diciamo, molteplici rapporti di questo argomento, diciamo, un campo interdisciplinare, fermo restando che è matematica, ecco, che è un campo degli studi, diciamo, che può essere coltivato anche indipendentemente da questo tipo di rapporti, e tale è stato fino a ai nostri giorni, diciamo, con l'opera di studiosi estremamente importanti. Ecco, l'altro messaggio su cui volevo concludere, chiudere, è, diciamo, parlare un attimo di queste persone, che di questi uomini su cui hanno sulle cui gambe hanno camminato queste idee, insomma. Erano molto diversi tra di loro. Lagrange e Olero erano uomini europei, diremmo noi adesso, cioè Olero è nato in Svizzera, poi ha lavorato a Berlino, poi è stato a San Pietroburgo, dove è morto, si è creato una famiglia, ha lavorato lì negli suoi ultimi anni, ma anche prima. Menier e Monge sono stati due personaggi importanti della Rivoluzione francese, cioè Monge è stato il creatore dell'École Polytechnique. Era un giacobino piuttosto deciso. Scherch invece era un nazionalista prussiano, quindi diciamo anche questo, diciamo, una figura non marginale, diciamo, della storia europea. Cacioppoli fu un esponente del Partito Comunista, De Giorgi era un cattolico osservante e militante. Cosa ci mi dice questa presentazione di questi personaggi? Mi dice che in fondo la matematica è un elemento che affratella persone di diverse formazioni ideologiche, di diversa caratura, diciamo, di diversa collocazione intellettuale, quindi un messaggio di fratellanza. Un messaggio anche di uguaglianza, perché qualunque affermazione, anche del matematico più famoso, può essere discussa, messa in discussione e confutata anche dal più inesperto. Quindi siamo tutti uguali di fronte alla matematica, e poi anche un messaggio di libertà, perché appunto un matematico ha anche, diciamo, la possibilità, senza nuocere, diciamo, a nessuno, di seguire la propria ispirazione,
seguire la propria, diciamo, la propria vocazione intellettuale, e a volte, non solo a volte, spesse volte questo è un elemento importante di progresso. Quindi le tre parole che sono alla base, diciamo, dell'Europa moderna, i tre principi a cui non si vuole rinunciare, sono ben rappresentati, diciamo, dalla matematica. Fraternità, uguaglianza, libertà. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie moltissime per questa presentazione, per questa conferenza così, così ricca e anche vissuta, perché io vorrei ricordare che tra le ricerche del professor Pepe all'inizio della sua carriera erano proprio quelle di professore di analisi matematica, erano proprio le superfici minime, il problema di Platone un parametrico, il calcolo delle variazioni. E mi ricordo che a Ferrara proprio c'erano molti matematici che studiavano in questo campo, c'era Massari, c'era Mariano Giaquinta, c'era Miranda, che sono passati di qui, e Emmer stesso, e quindi mi ricordo, ecco, quei tempi in cui, diciamo, io ero appena laureata e c'era questo gruppo di matematici che, diciamo, lavorava proprio in questo campo.